Come alcuni di voi avranno già notato, ho aggiornato la mia amatissima Rocky Mountain Instinct montando l'ultimissimo gruppo Shimano XTR M9100 DI2 per mountain bike, che avevo già avuto modo di provare a febbraio, durante l'evento di presentazione ufficiale in Spagna. Il gruppo non si limita alla trasmissione elettronica, include anche nuove ruote in carbonio e freni a 4 pistoncini. Se volete scoprire tutti i dettagli sui componenti, trovate il link qui sopra e anche nella descrizione del video. Il montaggio è stato effettuato presso Shimano Italia, a Milano, dove la bici è stata affidata alle mani esperte di Mimmo, che mi ha illustrato con precisione i punti chiave relativi all'installazione della trasmissione. Prima di iniziare vorrei chiedervi di registrarvi al canale, a voi non costa nulla, mentre a noi darebbe la possibilità di portare contenuti sempre più interessanti. Una volta montato il deragliatore posteriore bisogna andare a regolare le viti di fine corsa H e L, il cui significato è high e low, che tradotto in italiano low significa basso e H alto. La vite L va regolata portando la catena sul pignone più grande, in questo caso il 51 denti. Questa vite regola il fine corsa del pignone, cioè il limite, oltre il quale il cambio non può spostarsi verso l'interno, cioè verso la ruota. Per facilitare l'operazione leviamo il coperchio di protezione della batteria. La vite indicata è la vite L. La vite attualmente è correttamente imbattuta. Girandola potete vedere che si alza dalla battuta. La regolazione deve fare in modo che la vite L tocchi la battuta del cambio. Non bisogna forzare. Appena sentite che la vite oppone resistenza e diventa più dura, ci si deve fermare. Significa che ha raggiunto il punto di contatto con la battuta. Ora andiamo a regolare la vite H. Questa vite evita che la catena cada dal pignone più piccolo verso l'esterno, vale a dire verso il forcellino. La catena questa volta va posizionata sul pignone più piccolo, in questo caso il 10. La vite indicata è la vite H. Anche in questo caso la vite attualmente è correttamente imbattuta. Girandola potete vedere che si alza dalla battuta. Come sempre la regolazione deve fare in modo che la vite tocchi la battuta del cambio senza forzare. Appena sentite che la vite oppone resistenza e diventa più dura, ci si deve fermare. Significa che ha raggiunto il punto di contatto con la battuta. Queste regolazioni sono valide per tutte le trasmissioni wireless di Shimano, vale a dire XTR M9200 DI2, Dior XT M8200 DI2 e Dior M6200 DI2. Le viti H e L sono componenti meccanici nel deragliatore e quindi non spariscono con l'elettronica wireless. Peri, teniamo premuti i due pulsanti. Dopodiché si accende il LED blu. Vado a rischiacciare i due pulsanti insieme e comincerà a lampeggiare il LED blu. Dopodiché vado a cliccare il pulsante sul cambio fino a quando il LED verde spegne. Andiamo a provare, vediamo se funziona. A posto. Perfetto. Ci ho impiegato neanche 10 secondi. 10 secondi. Allora, per regolarlo, dobbiamo tenere premuto il pulsante sul cambio posteriore fino a quando diventa di colore giallo. Dopodiché andiamo a cliccare i pulsanti sul manettino. Queste si chiamano le microregolazioni per allineare il cambio con la cassetta. Quindi, chi ha difficoltà a
portare la catena da questo pignone al pignone più grande e vado a cliccare i pulsanti per salire. Dopodiché vado a cliccare il pulsante per spegnere la modalità di regolazione e continuo l'ascesa. Sembra perfetto. La spina all'interno. Poi prendiamo il suo attrezzo per inserire la spina. Dopodiché vado a spingere la spina dentro. Basta. La spina dentro. Dopodiché gommino. Gommino. Ah sì, per chiudere. Un dado di fissaggio. Un dado. Ogiva. Ok. Stop. Adesso andiamo a serrare. Quindi l'unica criticalità è infilare dentro la spina, l'hai chiamata? Sì. Come impostare il manettino del cambio Shimano di i2 Shifter, in modo da invertire comandi, per esempio? Innanzitutto fate partire l'app eTube Project di Shimano. Schiacciate il bottone posto sul deragliatore posteriore per fare il pairing con l'app. Sulla app schiacciamo il bottone più e vediamo che trova il deragliatore posteriore RDM9250. Lo seleziono, pass key seleziono later e parte la connessione. Selezioniamo ok e selezioniamo switch shifter. Selezioniamo skip e ora selezioniamo la X. Voglio che la catena, schiacciando questo bottone, vada dal pignone più piccolo ad uno più grande. E voglio avere anche la possibilità di usare il multi-click, che abilita la possibilità di cambiare più rapporti tenendo premuto quel pulsante. Se disattivato, ogni pressione cambia un solo rapporto. Per ultimare l'operazione, selezionate Complete. Il messaggio che appare ci informa che per completare l'operazione dobbiamo settare anche gli altri bottoni. Selezioniamo OK, selezioniamo la Y e con questo bottone voglio che la catena scenda ad un pignone più piccolo. Quindi seleziono Rear Shift Down. Anche in questo caso seleziono il multi-click e finisco l'operazione selezionando Complete. Ora selezioniamo A e si hanno diverse opzioni. Il Gear Shifting Mode serve se si ha più di una corona. Con corona singola non serve. L'adjustment mode serve per fare la micro regolazione elettronica del deragliatore posteriore. I pulsanti di cambio non cambiano rapporto, ma servono per spostare leggermente il deragliatore per il fine tuning. Il D-Fly è la tecnologia Shimano che consente al sistema di i2 di comunicare in wireless con dispositivi esterni tramite Bluetooth o Ant+. Ogni D-Fly Channel rappresenta un segnale specifico che può essere inviato, per esempio, ad un ciclo computer compatibile con Ant+ per cambiare pagina o attivare altre funzioni. Selezionate l'opzione che preferite, selezionate Complete e successivamente Apply. Il messaggio che appare spiega che per completare la procedura di settaggio bisogna schiacciare il bottone sul manettino fino a quando apparirà il segno di spunta. Schiacciamo il bottone ed appare il segno di spunta. Dopodiché disconnettete l'app dal sistema ed il gioco è fatto.